Pascoli sogna, riscopre la squadra tutto cuore dei tempi d'oro, trova un nuovo idolo, Carbone, due gol decisivi nelle ultime due partite e vola in vetta alla classifica assieme al Pisa. E riscopre anche il vecchio cuor di leone del suo presidente. Si agita in panchina, soffre, incita i suoi a combattere, poi finalmente tira il fiato. La Serie A, dichiara a fine partita, ha sempre un grande fascino, ma la B mi piace di più. Finalmente si vince e il calcio senza successi è come la pasta asciutta senza il parmigiano. L'Ascoli dunque ha messo al bando dubbi ed incertezze del precampionato e si dimostra squadra ben organizzata, già perfettamente ambientata al clima della Serie B. Ora Rozzi spera di convincere anche gli scettici e di riportare al Del Duca il pubblico delle storiche galoppate dalla B alla A. Illusioni è ancora presto per coltivarle, ma chi ben comincia. Il Venezia non è stato a guardare, tutt'altro. Ha cercato di contenere la prevedibile sfuriata dei bianconeri e all'undicesimo ha fatto sobbalzare i tifosi. Fusco si impappina, Bonaldi gli ruba la palla e da dentro l'area fa partire un gran tiro che si stampa sotto la traversa e rimbalza in campo. Ad esaltare il popolo bianconero ci pensa ancora lui, Carbone, un peperino che dribbla i difensori come birilli. È il 45esimo, lungo diagonale di Zanoncelli verso Carbone che punta verso la porta, sbilancia con una finta all'avversario e trafigge Caniato con un destro angolatissimo. Il Venezia è squadra di rango e reagisce, ma sugli ospiti si abbatte, inesorabile come quella di Amato, la stangata di Pezzella. I lagunari restano in otto per le espulsioni di Chiti, Lizzani e del portiere Caniato per questo intervento fuori area con le mani. L'Ascoli soffre nonostante la schiacciante superiorità numerica, ma ora si gode questo momento di rinnovata celebrità. I tifosi della SPAL avrebbero voluto sognare, sarebbe stata la prima vittoria in Serie B dopo due pareggi. Invece è venuta una sconfitta pesantissima che farà riflettere. SPAL priva di Cioci e Paramatti è rimasta in 10 al 33esimo per l'espulsione del libero Mignani. Con la Cremonese già sull'1-0 era andato in gol Tentoni alla quarta rete, favorito da un rimpallo e da una presa difettosa del portiere di casa. La SPAL ha recriminato su alcune azioni da rigore, ma stavolta non c'è davvero alibi che tenga. Squadra matta l'ha definita Simone la Cremonese, abbonata alle goleade, mai meno di tre gol subiti o segnati finora. Contro la SPAL li ha realizzati, dopo quello di Tentoni, il secondo di Nicolini al 37esimo del primo tempo, al termine di uno scambio, liscio come l'olio, con De Zotti. Il terzo, con gli ospiti, anche loro in 10 per l'espulsione di Maspero, l'ha messo a segno Gualco. L'azione aveva preso le mosse da una rimessa maldestra dello sfortunatissimo portiere Brancaccio. Mignani, cosa è successo oggi? Sarebbe meglio dimenticare tutto quello che è successo. Niente, penso sia stata una gara sfortunata dal principio, dall'inizio. Cercheremo di riprenderci il più velocemente possibile. Purtroppo è una scopola che non ci voleva. La partita era abbastanza messa bene. Purtroppo i ragazzi si lamentano di un paio di rigori grossolani, di cui uno poi straordinario, perché potevamo andare in vantaggio noi. E da questo momento qui la barca ha incominciato a pendere da un'altra parte. Noi abbiamo un attacco che è pericoloso sicuramente, è un attacco che può far gol a tutti, quindi loro hanno subito un po', sono molti giovani anche da loro in difesa, hanno subito un po' la velocità di tentativo. Il Bologna batte 2-0 fuori casa la Ternana. Al sesto minuto il primo gol degli ospiti, c'è un fallo su Turkilmaz, batte la punizione Stringara che dà a Evangelisti. Evangelisti lascia partire una gran botta, Incocciati devia involontariamente e sorprende il portiere Rosin. Ternana si riversa in avanti, c'è un colpo di testa di Caramelli, sulla linea ancora Stringara. Poi ci riprova ancora la Ternana nel secondo tempo, questa è un'azione prolungata, prima è il tiro di Gavezzi al volo, poi c'è un altro di Fares che finisce alto. Ternana in 10 in chiusura per l'espulsione di Vermiglio, secondo gol del Bologna con Incocciati. Oh, siamo andati in vantaggio anche così abbastanza fortunatamente, però abbiamo saputo gestire bene, molto bene questo risultato. Loro ci hanno spesso chiuso, però a parte qualche momento così che ci siamo dovuti difendere a denti stretti, poi abbiamo anche saputo riorganizzarci bene. Allora, sconfitta amara perché è maturata su un gol fortunato della squadra avversaria e poi una Ternana che si è buttata in avanti da capo a fondo avendo anche molte occasioni per pareggiare. Periodo che ci dice molto male, subiamo mezzo tiro in porta e ci fanno un gol, poi non è facile rimontare contro questo tipo di squadre.
È una Fidelis Andria generosa, anche sfortunata, che opposta al più esperto Pisa impressiona soltanto per 20 minuti, quelli iniziali. Velocità, pressing, le note qualità a tempo degli andriesi, che si fanno pericolosi con Petrachi, Capellacci e Caruso. Proprio del mancino bianco-azzurro è l'occasione più ghiotta della gara, ma Susic ci mette un piede decisivo quando è quasi gol. L'occasione mancata stordisce un po' la Fidelis Andria, che accusa un calo, favorendo l'iniziativa del Pisa, che sale di tono e si fa insidioso prima con Larsen, la cui botta viene intercettata da Marcon, e poi con Scarafoni, ben servito dall'ottimo Chamou. Il Pisa insiste e Marcon è costretto ad uscire sui piedi di Mannari, ma è la Fidelis Andria a sfiorare ancora il gol, sempre con Caruso, che però sbaglia la mira. Nella ripresa la Fidelis Andria stenta ad organizzarsi, la sosta negli spogliatoi più che a recuperare energie è servita a disperdere la residua concentrazione. Abbiamo avuto 6-7 minuti iniziali del secondo tempo di sbandamento, questo ci succede, è già la seconda volta che ci accade. Il Pisa non si fa pregare per spingere, prima colpisce l'incrocio dei pali con Mannari a seguito di un'azione impostata da Rotella e poi si porta in vantaggio grazie all'autorete di Monari, che divia in porta il tiro di Mannari. Solo allora la Fidelis Andria si sveglia, inizia il forcing nella metà campo pisana, vanamente. Mitri, subentrato a Caruso, finisce a terra in aria, contrastato da Susic, ma l'arbitro Cardona non concede il calcio di rigore. Ha prevalso l'esperienza contro l'entusiasmo, aiutata anche da un po' di fortuna. Ma forse ha detto bene lei, sì, un po' di esperienza contro l'entusiasmo, però questa è una squadra che in casa io conosco tutti i giocatori, è una squadra che farà soffrire molte altre squadre. Abbiamo posto una pietra miliare sul nostro futuro, dobbiamo continuare con umiltà e con abnegazione ad allenarci, a lavorare come abbiamo fatto in questa settimana, perché questa è una squadra che, se troverà le giuste componenti a livello psicologico, è una squadra che può giocare un buon calcio e divertire. Poche e sentite parole di Mauro Sandreani, che divide con Stacchini la guida tecnica del Padova, per spiegare la cinquina rifilata dai biancoscudati al malcapitato Modena e soprattutto la metamorfosi della squadra a 7 giorni dalla figuraccia di Cremona. Sconclusionata e supponente una settimana fa, la formazione patavina ha ritrovato in fretta umiltà, concentrazione e determinazione completamente smarrite in terra lombarda. Una vigorosa registrata alla difesa, pressing asfissiante dall'inizio alla fine e il Modena, già in svantaggio dopo un minuto di gioco per questo colpo di testa di Gabrieli, è andato progressivamente alla deriva, incapace di opporre una qualche resistenza. Regolarmente saltati in velocità i centrocampisti gialloblu, come in occasione del secondo e del terzo gol dei padroni di casa, tutte e due firmati da Montrone, era inevitabile che la difesa emiliana finisse sui carboni ardenti. Un episodio, il fallo in area patavina di Modica su Paolino, punito col rigore trasformato da Provitali in chiusura di tempo. La musica infatti non cambia nella ripresa, Padova dilagante con Di Livio che sfrutta l'ennesima indecisione difensiva del Modena e va a siglare il 4-1. E poi, dopo un tentativo respinto dalla traversa, Galderisi fa cinquina alla sua maniera, onorando così il premio ricevuto all'inizio per le 100 presenze in maglia biancoscudata. Il secondo gol del Modena, ottenuto in chiusura da Caruso, non mitiga il durissimo giudizio dell'allenatore emiliano Pierluigi Frosio. Dopo un minuto siamo andati sotto e dopo abbiamo preso 2 gol, secondo me con degli errori marchiani, è evidente che tutta la gara viene a pesare sulle nostre spalle. Quindi urgono rinforzi o no? Ma forse urgeranno anche rinforzi, però soprattutto urge una mentalità diversa. In Serie B non si può regalare niente agli avversari. Che mentalità sarebbe indispensabile per un Modena che cominci a camminare? Molta più umiltà e molto più spirito di sacrificio. Corposa vittoria quanto a punteggio 2-0 della Reggiana su un Monza pasticcione fino all'autolesionismo. Primo tempo da cancellare, col Monza votato alla sola difesa e Reggiana in attacco ma molto imprecisa. Il gol di De Falco al 7° della ripresa ha cambiato il volto della partita. Il Monza ha ridotto il vuoto tra la propria difesa e le punte e Bucci, il migliore in campo, ha salvato la porta della Reggiana all'11°, poi ancora al 25°, sempre su conclusione di Caruesso. Morello al 28° non sapeva approfittare dell'ennesimo errore difensivo del Monza. Continuava comunque ad attaccare il Monza e al 31° il palo respingeva una punizione di Robbiati, entrato al posto di Brogi.
A 7 minuti dal termine, Scienza raccoglieva in area e batteva l'incolpevole Rollandi. Due punti preziosi per la Reggiana, Monza decisamente ancora alla ricerca di un gioco convincente. Dobbiamo ancora lavorare molto. Oggi abbiamo avuto anche la fortuna dalla nostra. Prendiamoci questo risultato e cerchiamo di recuperare anche quei giocatori fuori che io ritengo molto importanti. Penso che nonostante un grande dominio territoriale la Reggiana nel primo tempo non abbia prodotto grandi occasioni da gol, mentre il Monza nel secondo tempo qualche grossa occasione l'ha procurata e addirittura ne ha subite due per grossa ingenuità. Fra Cesena e Lecce, dopo 90 minuti di gioco, fra due formazioni ancora lontane dalla forma migliore. Ai padroni di casa è costato caro il rigore sbagliato da Lerda al 23esimo del primo tempo per un fallo del portiere Gatta su Hübner. Il Cesena era partito forte nel primo tempo, con Piraccini ad orchestrare la manovra ed aveva concretizzato la sua iniziale supremazia con la rete di Lerda al 16esimo. L'attaccante bianconero ha insaccato di testa su una pennellata di Piraccini. È il suo terzo gol in questo campionato, come il suo primo rigore sbagliato in due anni di milizia cesenate. Dopo il fallito penalty, il Cesena si è spento ed il Lecce ha iniziato a dare un senso alla propria manovra, serrando le file in difesa da centrocampo, ma lasciando troppo isolate le punte Baldieri e Rizzolo, apparse anche in scarsa condizione. Il primo tempo si è chiuso con i padroni di casa in vantaggio e con i salentini sotto di una rete, ma pronti a meditare la riscossa. Una riscossa iniziata fin dai primi minuti della ripresa contro un Cesena che ha dimostrato di risentire ancora dalla sconfitta di 7 giorni fa a Venezia. Al 18esimo della ripresa il Lecce è rimasto in 10 per l'espulsione di Melchiorri che aveva reagito ad un fallo precedente di Pepi. I bianconeri non ne hanno approfittato ed i pugliesi non si sono persi d'animo agguantando il pareggio al 33esimo con un rigore concesso dall'arbitro Boriello per un fallo di destro su Baldieri. Dagli 11 metri la vendetta dell'ex. Ceramicola ha fatto secco Fontana. Il pareggio ha risvegliato il Cesena. Passaglia, che aveva sostituito Hübner, e Lerda hanno portato ripetuti attacchi alla rete leccese. L'occasione del vantaggio il Cesena l'ha persa al 42esimo quando Gatta ha deviato in angolo una magistrale punizione di Lantignotti. Quattro gol e tanti errori tra Piacenza e Bari in una partita che premia l'opportunismo degli attaccanti pugliesi e punisce la leggerezza difensiva degli emiliani. Il Piacenza si porta in vantaggio già al decimo con Totò De Vitis che di testa su cross di Ferrazzoli anticipa in uscita il portiere Biato. Al 28esimo su cross di Turrini De Vitis non ci arriva e poi Iarni anticipa in angolo la corrente Piovani. Il Piacenza domina fino al 40esimo quando su corto respinta di Taibi la difesa biancorossa pasticcia e Di Cinzia sospinge il pallone nella propria rete. Nella ripresa la svagatezza della retroguardia emiliana prosegue tanto che Alessio al sesto in mischia non ha difficoltà ad insaccare. Reagisce il Piacenza e Maccoppi al 17esimo su punizione di Turrini esalta le doti acrobatiche di Biato. Pericoloso il Bari al 20esimo, Alessio per Cucchi la cui girata in area è deviata in corner da Taibi. Il pareggio del Piacenza giunge al 25esimo, questa volta il pasticcio è della difesa barese, troppo impensierita dalla presenza di De Vitis in area. Gennari batte a colpo sicuro, poi più niente fino al fischio finale, il pareggio evidentemente sta bene ad entrambi.